Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi nuovo video. Sono stata da H&M e ho acquistato un po' di cose. Prendo tutti i vestiti. Partiamo per prima cosa da un paio di pantaloni che ho preso per andare al lavoro. In realtà anche per uscire vanno benissimo, però diciamo che l'idea è quella, ho pensato a un outfit perfetto per l'ufficio. Sono morbidi, leggerissimi, hanno la tasca, hanno le tasche laterali. E sotto sono stretti, anche se cadono abbastanza morbidi, sono stretti e non hanno l'elastico. Sinceramente il pantalone con l'elastico sotto non mi fa proprio impazzire. Sono semplicissimi, un verde verdone. Loro lo chiamano khaki. Questi sono una taglia 36, che è più 4 fa 40, che è praticamente la mia taglia classica. E sono costati 9,99. Un altro paio di pantaloni. Questi sono a vita alta, hanno la cerniera laterale e sono super skinny e sono super elasticizzati. Sono stretti e non hanno bisogno di essere accorciati perché la lunghezza è quella giusta, anche gli altri. Poi sono semplicissimi, hanno il bottoncino e la cernina laterale. È un vestitino semplicissimo. A me sembra nero, però forse è blu. Questa cosa è da verificare, io non amo molto il blu. Vabbè, facciamo finta che sia nero, è a pois piccoli e ha questo volant sulla parte superiore che è presente anche sul retro. È costato 10 euro, ma il suo prezzo di partenza era 14,99, sempre una taglia 36 e non è cortissimo, ma neanche lunghissimo, arriva esattamente sul ginocchio, come vi faccio vedere nella foto qui accanto. Poi, le ultime due cose che ho preso da H&M sono state queste, chiamiamole beauty blender, make up sponge. Io uso la beauty blender per il make up viso e quindi volevo provare la mini beauty blender, siccome queste costano 3,99 euro tutte e due, e invece le beauty blender costano nettamente di più. E ho detto, vabbè, proviamo queste, perché se sono valide, queste servono per il contorno occhi, per le occhiaie, per il correttore, eccetera. Volevo provare e non spendere sicuramente 20 euro per una spugnetta per il trucco. Se vedo che se diciamo è valida, ovviamente tornerò a prenderne delle altre perché voglio farmi la scorta. E poi ne ho visti tanti l'anno scorso e ho visto che anche quest'anno torneranno alla riscossa. Sto parlando dei body tattoo. I body tattoo sono rimovibili molto facilmente, come è facile ovviamente anche la loro applicazione. Questi sono 12 pezzi. Io diciamo che il motivo principale per cui li ho acquistati è per il simbolo dell'infinito. È l'unico tatuaggio insieme alla stella che mi farei, non questa stella qui, diciamo che io farei una piccola stella, queste sono anche fin troppo grandi. E quindi diciamo, sono gli unici tatuaggi che in realtà mi farei. Però, siccome ho il terrore degli aghi, non mi vedrete, penso mai, con un tatuaggio reale. Dall'OVS, dal marchio Essence, ho acquistato questa penna che appunto riproduce tatuaggi. Come potete vedere, è il simbolo dell'infinito. Io, ecco qua. Qualche volta, infatti, credo abbiate visto, se mi seguite sui social, se mi seguite su Instagram, potete aver visto qualche mia foto con il simbolo dell'infinito qui sull'avambraccio. Oppure, tipo catena, l'ho fatta la settimana scorsa, credo, tutta la parte
del polso, all'interno del polso, tipo catena, tipo il bracciale di Tifa, insomma, l'ho fatto con questa penna qui. Stop! Il mio video vi metto qui accanto i video precedenti e mi raccomando, ricordatevi di passare sui canali social. Vi lascio giù nell'info box tutti i link e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!